Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi sono qua con un nuovo video di Punch Club in cui spero che andremo a conquistarci questa tessera del lottatore che tanto si sente nominare dall'inizio della nostra serie. Detto questo, ci manca sto secondo playoff, andiamolo a provare, sebbene appunto le nostre statistiche non siano poi tanto dissimili dall'ultima volta. Allora, abbiamo come avversario il buon Draxon, che non para, per cui questo è praticamente inutile. E ci mettiamo al suo posto il contrattacco, visto che pure lui è molto agile. Vediamo se va bene. Vai Rocky, prendiamoci sto playoff, ti prego. Ci prendiamo sto playoff, Rocky. E il contrattacco su gente che si basa sull'agilità è buono, devo dire. Dai Rocky, che l'abbiamo vinta, dai Rocky. No, ma dagli un cazzottino, su, ecco, calcetto e vittoria del playoff. Quindi, signori, che cosa? Ma io non voglio allenarmi con lui, ma perché te devo dare $15 che sei pure un corrotto? Vabbè, quindi. Ah, l'ultimo combattimento fra 3 giorni, capirai. Dunque, devo fare spesa. Sì, non ci sono. È leggermente ripetitivo il buon Apu. Sta sempre a dire: non ci sono combattenti da fare oggi. Vabbè. Ciao Apu. Allora, io direi che possiamo andare a casa. Super allenamento. In attesa del combattimento. Prima pasto. Pronti per il pasto. Chissà che non si riesca ad arrivare al combattimento finale con 15 di agilità, che sarebbe molto bello. Però tocca vedere. Allora, oggi è il grande giorno. Però prima di andare io direi di fare un saltino a casa di Roy, in maniera tale che Adriana non si arrabbi. Facciamoci 2 chiacchiere, se no comincia a fare la donna trascurata. E vogliamo evitare che il nostro buon Rocky Falco debba preoccuparsi pure di ste cose, perché sennò non se ne esce. Caro Rocky, fatte 2 chiacchiere con la donna. Innamorati di lei. Niente, non voglio annoiarla con le cose romantiche, tanto sembra contenta lo stesso. Per cui direi di andare al dunque, visto che ormai sembra che non ci sono alternative. E vediamo un poco Bill Wilson. Caro Bill Wilson, tu sei uno incentrato sulla forza, per cui direi di metterti, di levare il contrattacco e di mettere la nostra capacità di infrangere il blocco. Mamma mia, questo quanto è forte. Già è partito con cazzottone da 20 per salutarci. Rocky, è il momento della verità. Non puoi minimamente fallire. Vai Rocky, ti prego. Vinci sto combattimento. Fallo per Adriana, Rocky. Ce la puoi fare, Rocky, su. Dai, è fatta, campioni. Credo che siamo campioni. Oh sì, abbiamo vinto il campionato. $200 e 20 punti di skill. Oh, è il momento di celebrare il nostro nuovo campione. Non c'è tempo per celebrare, devo ancora cercare il medaglione. Rivoglio veramente quel medaglione. Bene. Adesso possiamo guadagnare soldi con i nostri pugni. Dovresti andare dal Don, forse ha qualcosa per te. Andiamo dal Don. Prima di tutto però diamo un'occhiata alle skill, e a noi interessa questo. Oh, guadagniamo il 15% in più di agilità dall'allenamento, che serviva tanto. Detto questo, allora, Fight League abbiamo fatto tutto. Io direi di andare un attimino a comprarci qualcosa da mangiare, perché sennò diventa complicato. Pizza. Sì, buonanotte con sto pizza. Carne. Io continuo a confondere le due cose. Poi andiamo dal Don. Caro Don, che ci dici? Voglio partecipare al grande combattimento.
Sembra che tu abbia la carta. Vabbè, vai in palestra e allenati. No! Ma come? C'era scritto purtroppo andando verso il combattimento ti sei rotto una gamba e quindi adesso siamo meno produttivi. Ma cosa vuol dire? No. Vabbè, Roy è venuto a darci una mano. Mamma mia. Niente, Roy dice che può combattere lui. Ma perché dovrebbe combattere Roy? Ecco. Ivanjif, ti ho deluso. Ma è morto, cioè sta per morire. No, ma come? Roy è morto e Ivanjif ha portato il medaglione in Russia. Ma che cosa è successo? Ma nell'arco di un nanosecondo è successo di tutto. No, vabbè, non ha senso, ragazzi. Ti ho aspettato per una vita. Ti sei preso il tuo tempo. No, vabbè, ma che cosa? Cioè, ma perché doveva essere morto? Cioè, boh. Tra l'altro, Ivanjif, ispirato chiaramente a Zangief di Street Fighter, ma... Devo riprendermi il mio medaglione. Vabbè. Siamo pronti per fare qualcosa? Devi dimostrarti degno di portare il medaglione. E spero veramente che tu riesca a gestirlo meglio di quanto fece tuo padre. Sono pronto. Per dimostrare che lo sei devi battere i campioni locali. Puoi allenarti fuori. Il cibo e riposo ti aspettano qui dentro. Quando sei pronto, vieni a chiedermi di combattere. Ma perché abbiamo cambiato completamente zona? Sono rimasto malissimo. Non ha veramente senso. Io volevo fare altre cose nel mentre. Cioè, mi hanno troncato qualsiasi tipo di... Abbiamo pure la gamba rotta. Posso allenarmi nonostante la gamba rotta? Ma che cosa strana. Cioè, io ho speso una barca di soldi per comprarmi gli attrezzi per allenarmi e adesso mi fanno allenare con la sega. Che ovviamente si presta a ogni tipo di commento questa cosa, però vabbè. Niente. Se io volessi mangiare... Ah, qui mi danno cibo... No. Vabbè, mi posso riposare? Ok, non ha veramente senso tutto ciò che è successo. Io... Sono veramente sconvolto e triste. Vabbè, che dire, andiamo di sega a questo punto, visto che non ci sono alternative. Tra l'altro questo... Ah no, questo potenzia un po' tutto. Ma per l'agilità non c'ho niente. Ah, ecco. Sfondiamo gli alberi a pugni per l'agilità. Beh, ottimo. Siamo tornati all'età della pietra, nonostante avessimo speso tipo 3 miliardi per comprarci l'attrezzatura. Adesso veniamo a pugni gli alberi. A farlo a casa, no, visto che c'era pure l'albero fuori. Vabbè, stiamo perdendo abilità senza una logica vera e propria. Posso fare qualcosa che sia su niente? Non... Rocky Falco ormai ha preso il controllo della situazione. Io sono semplicemente un pupazzo nelle sue mani e non il contrario. Mio caro Rocky Falco, che brutta fine che hai fatto. Vabbè, visto che sta fase di allenamento sta diventando un po' ridicola, io vorrei provare il primo combattimento, nonostante la gamba rotta. Proviamoci. Il tuo primo avversario sarà un mio amico. Ed è un poeta, neanche un combattente. Vabbè, allora che... Ma che ci fate combattere a fase? Questo fa il poeta. Ma ragazzi, niente, il gioco è degenerato veramente in maniera ignobile. Vai, Rocky. Sfonda il poeta. Dai, Rocky, su, che questi veramente... Cioè, se famo battere dal poeta, io...
mi ritiro a vita privata. Dai, su, ma che stiamo a perdere tempo pure con le tattiche, le cose. Ciao, poeta. Arrivederci, poeta. Bene. Ecco, ovviamente non ci pagano. Vabbè. Vabbè, bel combattimento. Se ne può fare altro? Il tuo avversario sarà pronto in un paio di giorni. Niente, Rocky Falco è costretto. Oh, ecco. Facciamo i cosi. Vendiamo i tappeti. Ma poi scusate, ma in tutto ciò io stavo riflettendo, no? Ma la nostra cara Adrian o Adriana, ma gli è morto il fratello e noi siamo andati in Russia. Ma fatemi capire, bel tipo di rapporto c'era fra i due. Proprio un amore di quelli, eh? Poi è successo tutto troppo velocemente, cioè. A parte che anche lì sarebbe un attimino da riflettere sul perché Roy è morto per un pugno sul ginocchio, ma. Mi fate mantenere a 14 sta cosa, niente. Tappeti, sbatti i tappeti, su. La nostra avversario dovrebbe essere pronto, in teoria. Chi è il nostro avversario di oggi? Se pensi di essere pronto, sì, se no non ero qua. Il secondo avversario è un mio amico. E non è un combattente, ma un filosofo. Beh, c'ha proprio la faccia da filosofo questo, Il tipico look da filosofo, proprio. Vabbè, filosofo. Mi sa che ti sei allenato poco. Ciao, filosofo. No, il filosofo ci sta. Ma andiamo con questo di contrattacco, che mi sa che è più utile. Dov'è? Eccolo. Possiamo devastare il filosofo, su. Arochi, dai sto cazzotto e chiudiamo sta pratica. Su, quanta la fai lunga. Ecco. Bene. Quindi hai guadagnato il mio rispetto. E chi se ne frega. Adesso dimmi tutto quello che sai sul venaglione mio padre. Ecco ciò che devi sapere di tuo padre. Tuo padre era un uomo saggio, ma amava te e tuo fratello troppo. Vedete che c'era il fratello allora. E credo che questo suo amore gli sia costato la vita. Giurò di proteggere il medaglione e sapevamo tutti del suo potere. E tuo padre decise che sarebbe stata una buona idea quella di usarlo. Amava te e tuo fratello e decise di spezzare il medaglione in due parti. E ha dato a entrambi una parte, quindi metà ce l'hai te e metà ce l'ha l'altro. Sapevamo che era una pessima idea. Non puoi dare il medaglione ai tuoi figli. Non sappiamo neanche se il medaglione spezzato funzionerà più. Dobbiamo prendere il medaglione da te. Dovrete passare sul mio cadavere. Quando i miei figli saranno grandi, saranno dei veri eroi. E poi gli hanno sparato, mi pare ovvio. John fu accusato di aver ucciso tuo padre, la polizia ha trovato delle impronte sulla pistola, ma sono sicuro che fosse innocente. Mick ha così preso il medaglione e ha deciso di lasciare il Punch Club e si è trasferito dall'altra parte del mondo. Forse mio padre aveva dei nemici, forse qualcuno voleva prendere il medaglione. E vedi un po', Rocky, non c'aveva nemici. E sono certo che nessuno sapesse del Punch Club fuori. Sì, che nessuno sapesse del medaglione fuori dal Punch Club. Spero che la mia storia ti aiuti a trovare il killer di tuo padre. Ma devi ancora battere i Vangif. Ho sentito che è forte come un orso. Quindi l'ultimo test dovrebbe essere quello di combattere con un orso vero. Se lo riesci a battere, forse avrai una chance contro i Vangif. E va bene. Tocca a menà un orso. Vabbè. Bene, direi che siamo pronti per affrontare l'orso. Vediamo se riesce. 16-6. Penso di sentire il suono. Oh, Teddy. Che carino. Allora, direi di andare con la cosa del blocco. Mamma mia. Dai, Rocky, che se battiamo questo è una svolta. Svolta epocale.
Aia. Mamma mia, quanto è grosso. Rocky, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, siamo carichissimi. Ma quanto è forte. Bello. Vai Rocky. Vai Rocky col fomento. Col fomento Rocky. Col fomento, ti prego. 48, dai, su. Un ultimo cazzotto, su. Oh. Non ci avrei scommesso un centesimo pure qua. Bene. Ah, ti sei occupato di quel piccolo orso. Ma era gigantesco e spaventoso. Spaventoso, dovessi vedere mia moglie, la mia ex moglie. Seriamente, il tuo prossimo combattimento sarà con i Vangif. Assicurati di essere pronto. Bene, direi a questo punto, ragazzi, che noi ci alleneremo duramente in maniera tale da poter affrontare Zangief nel prossimo episodio. Per cui io vi saluto, vi ringrazio come sempre per avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi.